Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Piace avere il controllo e poi ti chiamo per scappare fuori dagli schemi. Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite un cantautore, Deci. La prima domanda che ci sorge spontanea, se dovessi descrivere chi è Deci, come lo descriveresti, ma soprattutto anche poi, quando hai finito le iscrizioni, perché Deci? Allora, sì. Deci è... Posso? Sì. Okay. E, beh, Deci è un cantautore 32enne della provincia di Mantova e ho iniziato questo percorso abbastanza tardi, insomma, rispetto a altri colleghi. E Deci, da dove nasce Deci? Deci nasce come nome da uno sketch dell'elementare addirittura. E in quanto un compagno di classe mi chiamò Decesco invece di Francesco, e da lì nacque la storpiatura durante le medie Deci, che è tuttora molto banalmente il soprannome che utilizzano i miei amici. E a questo punto parliamo dell'ultimo singolo, perché in carriera già tra molti singoli. Quando nasce questo brano, da cosa trae ispirazione per poi ottenere questo risultato finale? Allora, La Mette nasce grazie al produttore Mario Meli, con cui ho lavorato già in passato per altri singoli, che mi ha messo in contatto con Alessio Bernabei, che conosce molto bene. Abbiamo fatto delle sessioni in studio, è venuto fuori un bel risultato. E questo brano dopo è stato ripreso anche da Stefano Paviani e Laguna, che sono autore e produttore che mi seguono tutto il progetto dall'inizio alla fine, e quindi abbiamo preso in mano i vari inediti esterni, diciamo così, per renderli un po' più uniformi con tutto il progetto. E La Mette parla di una relazione tossica, di una relazione un po' malata in cui c'è sempre c'è questo bisogno di rimanere insieme nonostante ci si ferisca. E quindi volevo descrivere un po' questo tipo di situazione. E invece nell'attualizzazione dei brani preferisci essere un po' più longevo con i testi, oppure un po' come l'inglese, dove cerchi di essere un po' più sintetico, dove a volte anche le frasi non esprimono perfettamente, ma lasci un po' il dubbio, oppure sei ermetico anche? Ma sicuramente l'ermetismo è una tecnica che mi piace parecchio, e infatti in alcuni inediti che sentirete più avanti c'è un po' di questa cosa. E credo che sia un buon balance tra la versatilità del pop italiano, quindi questi ritornelli abbastanza catchy, ripetitivi, che si prestano anche per rimanere un po', e altre dinamiche invece un po' più alternative, un po' più ricercate. E questo brano è un videoclip, mi pare. Da che nasce l'idea di questo video? Come si è sviluppato? Se poi ti sei divertito nella realizzazione? Allora, in realtà il videoclip è stata una cosa un po' improvvisata, nel senso che questo brano non doveva essere inizialmente un singolo, ne avevo già altri pronti con videoclip già pronti e tutto. Il problema è che avevo la possibilità di scegliere tre brani inizialmente per questo luglio, quindi qualcosa che fosse un po' più estivo, mettiamola così. E gli altri due brani proposti, secondo me, avevano delle finalità diverse,
Questo era perfetto come uscita, ma non aveva materiale, quindi sono andato a riciclare delle belle foto e visual che ho fatto in Giordania a gennaio, quando ci sono andato, e ho impostato una narrazione principale invece che andasse a così, immergersi abbastanza bene con tutta questa atmosfera di deserto, solo che l'ho girata a Rimini, a Rimini a metà luglio, e insomma, diciamo che il risultato poteva venire fuori un pochino meglio, ma considerando i tempi direi che sono abbastanza contento. È suonato dal vivo sicuramente. Qual è le sensazioni che si provano nel suonare dal vivo, nonostante che poi sei sempre comunque concentrato, però senti l'energia del pubblico. Qual è la tua sensazione poi? Sì, in realtà ho poca esperienza live, nel senso che ho fatto qualche concorso e ho avuto modo di cantare live gli inediti in pochissime occasioni, però l'ultima volta è stata, se non mi ricordo male, 2 anni fa al Festival Estivo di Piombino, che insomma è stata una bella esperienza, il palco era molto grande, c'erano 2000 persone, cantavo su un palco con artisti insomma importanti. È stata una bella emozione, però ecco, per questo nuovo progetto mi voglio preparare bene per il live, non lo voglio improvvisare. Sono artisti che cui involontariamente ti porti dietro, che poi nel tuo modo di lavorare ti fanno notare che un pochettino ti assomiglia, oppure nella sonorità, nel modo di lavorare, nel modo di improntare la canzone. Sicuramente ho molti riferimenti internazionali. E per quanto riguarda l'Italia, invece, ci sono artisti che sicuramente si avvicinano molto al mio mondo, e di quelli un po' più popolari ti posso citare i Santi Francesi, Venerus e Jaco, che è un artista emergente di Iceland, ha fatto X Factor, adesso sta iniziando col suo progetto, è molto molto bravo. È una resa live veramente interessante. E quanto conta per un giovane, non solo il fatto di intraprendere e fare inizialmente utilizzare le cover, possiamo dire come la coperta di Linus dove inizia a suonare, ma poi staccarsi ed improntare un proprio stile, una propria musica. Secondo te un giovane oggi è più facile che passa solo cover oppure possa intraprendere anche la musica, l'artista, la solista? E comunque scrivere i propri brani. E quante difficoltà si trova, secondo te? Guarda, io credo che sia una questione molto personale in realtà, perché conosco persone veramente bravissime come interpreti di cover e vedo che sono felici a fare questo. Per quanto mi riguarda, invece, io ho iniziato magari con qualche cover più che altro per farmi un po' conoscere. Era più una sfida con me stesso e anche per avere un minimo di riscontro con il pubblico sostanzialmente. Però ho sempre avuto una propensione per fare cose personali. Quindi credo che dipenda molto dall'artista. Invece quanto è importante, visto che ormai la musica passa tutto quasi sul digitale, il fisico diventa quasi collezione ma non fruibile, quanto contano e quanto può essere favorevole e dannoso allo stesso tempo per un artista i social e le piattaforme dove ogni giorno esce 3, 4, 5, 10.000 canzoni nuove? C'è il rischio che poi hai possibilità di essere ascoltato ma puoi entrare in un dimenticatoio dopo già 2 giorni, anzi, poche ore. Sì, infatti bisogna essere molto molto bravi e anche un po' fortunati, nel senso che sicuramente i social oggi ti danno uno strumento incredibile rispetto a anni fa, perché comunque da solo riesci anche ad arrivare a realtà molto grosse senza sforzo sostanzialmente. Il problema è che o sei una meteora e quindi vieni preso in considerazione da subito perché diventi virale. Per quanto riguarda invece un disco fisico da vendere, devi avere un certo tipo di seguito. E per quanto mi riguarda, io acquisto comunque molti dischi perché mi piace avere in mano un oggetto fisico che dà valore anche al lavoro svolto. E però tendo a prendere progetti abbastanza
complessi o comunque che mi lasciano qualcosa. Quindi rispetto a una buona parte di inediti di canzoni che sentiamo, che sono fini a se stesse, è difficile trovare questo compromesso. E a questo punto, dando progetti immediati, oltre a promuovere chiaramente il singolo, già ci sono nuove lavorazioni, poi ho detto altri brani già pronti. Quali altri progetti futuri ci sono? Ah, in realtà l'album è già pronto, quindi adesso inizieremo con le pubblicazioni. Credo più o meno uno al mese e mezzo, fino a fine aprile butterò fuori il disco. Quindi tra un anno possiamo dire che speriamo di avere un formato fisico oppure resterà soltanto digitale? Bah, io farò il possibile per avere un formato fisico perché ci tengo in primis ad averlo, insomma. Se dopo non sarà possibile metterlo sul commercio, lo farò come regalo, insomma. Però sicuramente qualcosa di fisico farò. E passiamo un po' di fantascienza. Se potessi saltare in un palco, nello spazio e nel tempo, con salire su un palco, cantare con quell'artista, artista, uomo, donna o un artista in genere, con quale artista ti piacerebbe salire? E quale concerto? Perché ci sono delle date, o ti piacerebbe conoscere anche adesso un artista moderno, giovane? Guarda, ti faccio due esempi abbastanza così, particolari, uno indietro nel tempo e uno nel presente. Allora, indietro nel tempo, ma di forse due, cioè l'idea di poter cantare sul palco con Freddie Mercury penso che sia qualcosa di incredibile, anche solo da pensare, molto diverso da quello che faccio io, però sarebbe un grandissimo onore essere lì, quello sì. Per quanto riguarda invece cose un po' più recenti, beh, The Weeknd sta facendo un lavoro incredibile, è un artista incredibile, anche solo fargli l'apertura al concerto sarebbe una cosa gigantesca. Hai pensato a un possibile poi nel futuro qualche featuring, visto che ormai è un po' di moda fare duetti con artisti e con chi, se ti piacesse, attuale? Ma in realtà ho molti artisti che stimo, che mi piacerebbe comunque avere la possibilità di lavorarci insieme. E non solo come scrittura, perché comunque qualcosa c'è già, ma proprio come scelta artistica, quindi da artista a artista. E chiaramente per fare questa cosa devo purtroppo avere un po' più di numeri, quindi devo avere un peso anche per l'artista che sceglie di fare la collaborazione con me. Per quanto riguarda comunque scelta puramente così fantasiosa, beh, sicuramente Mahmood, il parola in italiano, è un artista che mi piace molto perché riesce a unire molte dinamiche e strutture che personalmente apprezzo molto. Anche come scelta vocale, come timbrica, come scelta artistica, è un artista che stimo molto in Italia. E l'ultima curiosità, abbiamo visto la copertina del singolo, effettivamente questa sabbia, l'idea da chi nasce questa copertina, che poi alla fine da chi ha ottenuto il risultato e chi ha fatto la foto. Beh, in realtà nasce da me, e bene o male tutta la scelta visuale, d'immagine, visual, video, sono tutte dirette da me, insomma, con migliorie sicuramente, perché probabilmente un professionista avrebbe fatto qualcosa di meglio, però sono contento del risultato. In realtà è tutta una specie di narrazione. È tutto un filo conduttore. Io ho immaginato per tutto il progetto un luogo in particolare che è la metropoli o la metropolitana o i treni, questi luoghi di passaggio, per raccontare varie cose. E quindi questo è il primo step. No, sei un mezzo guerriero Sì, quello un mezzo giocatore, diciamo è. No, una via di mezzo. quello è un.
Quello è un immaginario che ho scelto nel 2021, se non mi ricordo male, perché mi piaceva molto, mi tirava via anche un po' di pancia e quindi non mi dispiaceva la scelta. Poi in realtà ho visto che l'hanno utilizzata in molti nei live, specialmente nell'ambiente trap, in maniera un po' più informale, però più o meno quella roba lì. Quindi Guerri della Notte, Guerri di quel periodo, di quel genere andava di moda quel tipo di vestiario, quindi un pochettino ci siamo. Allora a questo punto, tanto noi ti ringraziamo per essere stato ospite, ci diamo appuntamento per l'uscita del disco. Prossima canzone, così ci racconti com'è andata l'estate, come finisce l'estate, e come procede per la preparazione di tutto il live e tutto lo studio. Ci mancano due cose fondamentali. Gli indirizzi dove verti raggiungere, e qui facciamo la battuta, non gli indirizzi di casa, ma gli indirizzi social, perché qualcuno mi ha detto anche gli indirizzi di casa, no, guardi. Ah, quelli non si può. Ma certo, E i saluti finali. beh, potete trovarmi su tutti i social, quindi Instagram, Facebook, TikTok, mi trovate su YouTube, oddio, cos'altro non mi ricordo. Comunque basta scrivere Deci e vengo fuori, insomma. Ah, io sono su Threads e non su X barra Twitter, insomma, quello Twitter non lo uso, però uso Threads che è il nuovo Twitter di Meta, sostanzialmente. E i saluti finali. E saluti finali, niente, grazie a tutti per aver dedicato questo tempo a ascoltare un po' la mia storia e spero più che altro che ascoltiate le canzoni e datemi dei feedback, io sono molto curioso di ricevere soprattutto questi per capire anche, insomma, come sto lavorando. Noi volevamo dimen non dimenticare che hai un sito internet dove poterti raggiungere, oltre ai social, ma anche un sito internet ufficiale. Sì, ho anche un sito internet dove pubblico tutto e bene o male trovate un insieme di informazioni, insomma, è una specie di. Insomma, ci metto tutto quello che pubblico sostanzialmente e è www.deciofficial.com, semplicissimo. Anche lì basta scrivere su Google Deci e vengo fuori. Sporticeno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Mi piace avere il controllo e poi ti chiamo per scappare fuori dagli schemi.